con i suoi, nel monte. Il monte ha una forte carica simbolica. Su un monte Gesù ha proclamato le beatitudini, sui monti si ritirava a pregare, là accoglieva le folle e guariva i malati. Ma questa volta sul monte non è più il Maestro che agisce, insegna, guarisce, ma è colui risorto che chiede ai discepoli di agire e di annunciare, affidando a loro il mandato di continuare la sua opera. Lì investe della missione presso tutte le genti. Gli disse: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. I contenuti della missione affidata agli Apostoli sono questi: annunciare, battezzare, insegnare e camminare sulla via tracciata dal Maestro, cioè il Vangelo vivo. E questo messaggio di salvezza implica prima di tutto il dovere della testimonianza. Senza testimonianza non si può annunciare. Alla quale testimonianza anche noi, discepoli di oggi, siamo chiamati per rendere ragione della nostra fede. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli Apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al cielo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Ma in che modo si realizza questa presenza? Mediante il suo Spirito, che conduce la Chiesa a camminare nella storia come compagna di strada di ogni uomo. Quello Spirito che, inviato da Cristo e dal Padre, opera la remissione dei peccati e santifica tutti coloro che, pentiti, si aprono con fiducia al suo dono. Con la promessa di rimanere con noi sino alla fine dei tempi, Gesù inaugura lo stile della sua presenza nel mondo come risorto. Gesù è presente nel mondo, ma con un altro stile, stile del risorto, cioè una presenza che si rivela nella parola, nei sacramenti, nell'azione costante e interiore dello Spirito Santo. La festa dell'Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al cielo per dimorare glorioso alla destra del Padre, è ancora e sempre tra noi. Da qui derivano la nostra forza, la nostra perseveranza e la nostra gioia, proprio nella presenza di Gesù fra noi con la forza dello Spirito Santo. La Vergine Maria ci accompagni il nostro cammino con la sua materna protezione. Da lei impariamo la dolcezza e il coraggio per essere testimoni nel mondo del Signore risorto. Regina Celi Letare, alleluia. Qui aque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet Letare, Virgo Maria, alleluia. Qui aqua resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus qui per resurrezione fili tui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questum super eius genitrice Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina che oggi celebrano con particolare devozione la festa della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani e patrona della Cina, venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai. Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste i pastori e i fedeli della Chiesa Cattolica in quel grande paese, perché siano forti nella fede, saldi nell'unione fraterna, gioiosi testimoni e promotori di carità fraterna e buoni cittadini. Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, desidero assicurarvi che la Chiesa Universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita. Essa vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo, affinché in voi possano risplendere la luce e la bellezza del Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Nell'esprimere a tutti voi ancora una volta il mio grande e sincero affetto, vi imparto una speciale benedizione e che la Madonna vi custodisca sempre. Affidiamo infine all'intercessione di Maria Ausiliatrice tutti i discepoli del Signore e tutte le persone di buona volontà che in questo tempo difficile in ogni parte del mondo lavorano con passione e impegno per la pace, per il dialogo tra le nazioni, per il servizio ai poveri, per la custodia del creato e per la vittoria dell'umanità su ogni malattia del corpo, del cuore e dell'anima. Ricorre oggi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dedicata quest'anno al tema della narrazione. Possa questo evento incoraggiarci a raccontare e condividere storie costruttive che ci aiutano a comprendere che siamo tutti parte di una storia più grande di noi e possiamo guardare con speranza al futuro se ci prendiamo davvero cura come fratelli gli uni degli altri. E oggi, nel giorno di Maria Ausiliatrice, porgo un affettuoso e cordiale saluto ai salesiani e alle salesiane. E ricordo con gratitudine la formazione spirituale che ho ricevuto dai figli di Don Bosco. Oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra per sostenere la fede di quella popolazione e l'impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell'inquinamento della cosiddetta terra dei fuochi. La mia visita è stata rimandata. Tuttavia, invio al Vescovo, ai sacerdoti, alle famiglie e all'intera comunità diocesana il mio saluto, la mia benedizione e il mio incoraggiamento in attesa di incontrarci appena possibile.
ci andrò sicuro. E oggi anche è il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della terra e dei poveri. Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la settimana Laudato Si, che abbiamo appena celebrato, sboccerà in un anno speciale di anniversario della Laudato Si. Un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del prossimo anno. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Sul sito verrà pubblicata la preghiera dedicata a quest'anno. Sarà bello pregarla. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.